Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della Ferrari F1 Collection. Oggi facciamo l'uscita numero 86, la 312B di JKX, che come sempre vi avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola, molto importante se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico. Oggi andiamo a fare questa 312B, sicuramente una macchina molto bella, una macchina molto particolare. Mi avete scritto in tanti che non è un doppione, quindi è una macchina che ci mancava. Grazie ragazzi, io faccio sempre un po' di confusione con tutte le collezioni che faccio, quindi tendo sempre a chiedervi se magari è un doppione, fatemi, ricordatemi le cose, e voi lo fate sempre, quindi vi ringrazio. Una stagione 1970 del tutto particolare, diciamo che quest'auto fino all'ultimo si giocò il titolo. Ovviamente ci fu la morte di Rinde, che vinse appunto dopo la sua dipartita a Monza, quindi qualcosa di molto particolare. Un pilota che vince il mondiale e purtroppo non c'è più, fu proprio questo 1970. Diciamo che questa Ferrari, se non fosse partita malissimo nella prima parte della stagione, ci furono veramente tanti ma tanti ritiri, sicuramente avrebbe potuto dire la sua. Però diciamo che quella morte, insomma, alla fine Rinde si meritò quel mondiale, e appunto, insomma, diciamo, è una delle pagine più tristi forse della Formula 1. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti quanti i numeri che abbiamo già fatto e dove troverete anche tutta la parte finale. Ormai diciamo che possiamo dirci che siamo quasi verso la fine, e quindi potete trovare proprio tutto quanto. Inoltre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo, importante se volete essere sempre aggiornati sul mondo di queste collezioni, sul mondo del modellismo in generale, quindi mi raccomando iscrivetevi. Ragazzi, ci possiamo spostare sotto dunque ed andiamo a scoprire la 312B di JKX. Ok ragazzi, pronti via, andiamoci ad aprire l'uscita numero 86. Allora, togliamo carta e plastica. Eccoci qui, Ferrari F1 Collection 312B JKX 1970. Allora, ragazzi miei, il prossimo numero sarà la SF15T di Kimi Raikkonen 2005 del Gran Premio del Belgio, quindi Spa 2015. Va bene. Allora, 312B, vi ho detto, diciamo, già abbastanza nell'intro, una macchina che alla fine arrivò seconda con JKX, che poteva assolutamente vincere il mondiale. Purtroppo i problemi di affidabilità furono veramente tantissimi, e Rinde nella parte centrale del mondiale vinse 4-5 gare di fila, quindi accumulò un distacco molto importante che appunto, nonostante non poter partecipare agli ultimi GP, JKX non riuscì a recuperare il gap. Allora andiamo a vedere il modello, quindi apriamo la nostra plastica, eccola qua, ragazzi miei, Ferrari 312B 1970 JKX. Allora, come vi racconto sempre, io, vabbè, le Ferrari mi piacciono tutte e su questo non c'è dubbio, però questi anni 70 sono molto particolari, no? Se quelle anni 50 mi piacciono perché sono folli, no, ragazzi, delle macchine super veloci con zero protezioni, queste anni 70 mi piacciono perché sono proprio spartane, cioè sanno proprio di racing, e vedere questi motori semi scoperti, queste configurazioni molto spartane, insomma, guardate ala anteriore e ala posteriore, sono proprio agli albori di come poi diventeranno, e insomma mi dà veramente un gran piacere vedere questo tipo di auto. Allora iniziamo la nostra analisi. Parte anteriore abbastanza buona, spessori importanti, possiamo vedere le scritte Firestone sull'ala anteriore, molto buona la scultura degli pneumatici, devo dirvi anche le sospensioni sono state scolpite molto bene, gli spessori sono buoni, guardate che bella anche la scultura sulla parte superiore della carena, abbiamo il parabrezza di color azzurrino, gli interni sono abbastanza buoni, vedete che il sedile è stato scolpito, di conseguenza anche le cinture sembrano un po' più realistiche. Poi abbiamo sicuramente il logo Ferrari sul volante, non riesco a vedere se ci sono qualche decals della strumentazione, forse no. Poi la parte posteriore, molto particolare, è sicuramente anche quella più bella, possiamo vedere parte del motore sulla parte lì bassa,
Poi abbiamo gli scarichi bianchi, questi che dovrebbero essere dei radiatori probabilmente, situati nella parte posteriore. Fatemi sapere voi, se siete più esperti, insomma, scrivetemi sempre. La mia ala posteriore è leggermente storta, vedete? Dovrebbe essere un pochino così. Comunque dai, niente di che, qualcosa di accettabile. Quindi dai, devo dirvi che tutto sommato la macchina mi sembra buona. Guardate le sospensioni posteriori come sono particolari, sono questa sorta di tiranti. Insomma, una macchina veramente molto particolare. Tutto sommato mi sembra buona, mi sembra assolutamente in linea con i modelli XO che stiamo aprendo finora. Quindi dai, tutto sommato ci possiamo assolutamente stare. Poi, come detto, è una macchina che ci mancava, quindi l'obiettivo di riuscire a collezionare una Ferrari per ogni anno dal 1950 ad oggi prosegue. Non abbiamo notizie di un eventuale proseguo della collezione, né di un'eventuale aggiunta di quelle macchine che ci siamo accorti che purtroppo mancheranno. Stiamo a vedere come prosegue la situazione. Voi, se avete sempre delle novità o qualcosa da farmi sapere, fatelo con un bel commentino qui sotto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come questa 312B. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete presa anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero, la SF15T di Kimi Raikkonen, sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla 312B di JKX è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.